vivono tra gente che ha paura, gente che si guarda in giro e teme quello che può capitare, gente che guarda le persone che si fanno loro incontro temendo che ogni incontro sia un pericolo, che ogni sconosciuto sia un nemico. Vivono tra gente che ha paura, ma loro non hanno paura. Non sono ingenui, ma sono fiduciosi. Non sono temerari, ma hanno delle sicurezze. Non sono buonisti per cui tutto va bene, ma sono inclini alla benevolenza e non hanno paura. Sono uomini e donne di fede. Vivono tra gente che si attacca alle cose, che trova sicurezza nelle proprietà, che difende i diritti acquisiti e posizioni conquistate con una suscettibilità che diventa subito rabbia e persino violenza. Vivono tra gente attaccata a quello che possiede, ma loro non fanno di ciò che hanno un vincolo che impedisca d'andare oltre, dove il Signore chiama. Vivono e si affezionano alla terra che abitano, ma non vi sono radicati come se fosse la terra promessa. Sono alla ricerca della patria e dichiarano di essere stranieri e pellegrini in ogni parte e in ogni tempo. Sono uomini e donne di fede. Vivono tra gente che si immerge nel presente fino a intontirsi e censura la domanda sul futuro, come se il futuro fosse motivo di inquietudine e di spavento. Nel futuro, infatti, intravedono solo il declino, solo il finire, solo l'ombra della morte. Vivono dunque tra gente inghiottita dal presente, ma loro sono gente che guarda lontano, che alza lo sguardo, che prega venga il tuo regno. Vivono tra gente impigliata nell'immediato, ma loro emergono alla speranza, sono certi d'essere chiamati a una vita che non finisce nel nulla, ma nella vita eterna. Sono uomini e donne di fede. Vivono tra gente che è insicura per la precarietà di tutto e che è spaventata dalla chiamata alla definitività. Gente che vorrebbe essere amata per sempre, ma dichiara il per sempre un peso insostenibile. Gente che vorrebbe credere alla sicurezza delle promesse, ma dichiara arrischiato fare promesse. Gente che vorrebbe che gli altri fossero affidabili, che ci fossero cose stabili come la famiglia, il lavoro, il conto in banca, ma poi trova noiosa la stabilità e frustrante la ripetizione. Vivono tra gente combattuta tra l'inquietudine dell'insicurezza e l'ebbrezza dell'assenza di vincoli, ma loro desiderano essere fedeli. Ritengono la perseveranza una condizione per offrire e ricevere amore, per dare e ricevere serenità, e vincono la loro fragilità perché si affidano a colui che è fedele. Sono uomini e donne di fede. Ma la fede non è un tratto del carattere, non è un sentimento che in qualcuno sorge e in qualcuno scompare.
La fede non è la conclusione di un ragionamento che convince qualcuno e lascia perplesso qualcun altro. La fede è risposta, perché c'è Dio che chiama. Uomini e donne di fede credono in Dio, ascoltano la sua voce, ritengono buona la sua volontà e si affidano alle sue promesse. Ascoltare Dio, dialogare con Dio, fidarsi di Dio, riposare in Dio. Insomma, la fede è la risposta più semplice e insieme più audace, più spontanea e insieme più sapiente, anche se nel tempo moderno sembra che Dio non riesca più ad entrare. I bambini sono inclini a credere in Dio e perciò possono vincere le paure e amare la vita. Molti adulti finiscono per essere così presi da se stessi e dai loro pensieri che Dio rimane fuori dalla porta, come colui che bussa e attende, ma in casa c'è tanto rumore e tanta confusione che nessuno va ad aprire. È perciò che si diffonde la paura, che si diffonde l'attaccamento ossessivo alle cose, che si diffonde l'imprigionamento nel presente e quel senso di precarietà e di desideri impossibili che stanca e intristisce molti. Di Abramo si dice: partì senza sapere dove andava. In realtà nessuno sa dove va. Anche coloro che pensano di sapere tutto e di avere tutto programmato, nessuno sa dove va e che cosa gli riserva il futuro. Ma chi non crede in Dio parte verso un enigma misterioso e minaccioso, mentre gli uomini e le donne di fede sanno per certo che dovunque andranno saranno insieme con Dio e che la meta ultima è un abbraccio beatificante. Dio sta alla porta e bussa. Molti rischiano di ignorare la sua visita, che può riempire la casa di gioia e di speranza. Perciò Gesù ha percorso la terra per cercare messaggeri che aiutino a riconoscere e ad accogliere il Signore che bussa alla porta di ciascuno. Perciò Gesù dice al suo discepolo: tu va e annuncia il regno di Dio. Ecco perché oggi facciamo festa per Don Fausto. È un uomo di fede che testimonia come sia possibile non avere paura, come sia possibile essere liberi dalla schiavitù delle cose e vivere una speranza affidabile che vada oltre il presente e il prevedibile, e sia possibile praticare un amore fedele e sperimentare la stabilità di una scelta per sempre, e che questa scelta per sempre è più saggia dell'affidarsi al capriccio del momento e alla incertezza di rapporti precari e sempre ritrattabili. Ecco perché facciamo festa per Don Fausto. In questi 50 anni di ministero è stato un uomo di fede, si è consegnato alla missione, obbedendo al Signore che lo ha inviato: tu va e annuncia il regno di Dio. In questi 50 anni, da uomo di fede, ha continuato a proclamare per tutti l'invito ad essere
uomini e donne di fede. Non c'è via migliore per attraversare la vita e sperare la gioia.